palla in fallo laterale, dunque il primo attacco è dell'Armenia. Armenia che si gioca teoriche chance di accesso ai playoff, ma si sta mettendo male, perché ha bisogno, fra le altre cose, il rinvio intanto di Berezovsky, di testa Bonucci, poi il tentativo di Yedigaryan, Airapetian, Bontolivo, poi di testa Aquilani, Pirlo, Aquilani ancora. Arriva anche il colpo di testa di Florenzi, che rimane a terra, uno scontro avanzati nel 4-3-3. Intanto porta palla Arzumanian. Il tocco di Mkhitaryan, può avanzare Airapetian, attenzione a Moisisian, mette il pallone in mezzo. Arzumanian ancora verso Airapetian, che evita Florenzi, poi cede palla a Makarchan. Un po' di superficialità forse nel gestire questi palloni. Non lo so, però sono errori che si ripetono, soprattutto nella trasmissione di palla, soprattutto nell'attenzione, quindi... Pirlo dentro per Florenzi in posizione regolare, Florenzi evita un avversario, non il secondo, ha evitato Arzumanian, non però Airapetian. Non è che termini il fallo laterale, però la conclusione. L'angolo di Ozbilic con il sinistro, il pallone in aria, lo allontana di testa Astori, poi ancora Armenia però con Airapetian, spazza Aquilani, c'è fallo su Aquilani, c'è Pirlo. Pirlo per Montolivo. Anticipo di Airapetian, poi Gazzariana, ancora Airapetian, le finte su Florenzi, il pallone mandato in avanti nella zona di Makarchan, che cerca ancora Movsesian, ce l'ha, è avanti 1-0. Pallone lungo per Florenzi, Airapetian di testa non benissimo, ci crede ancora Florenzi, area di rigore, spalle alla porta, Airapetian a terra, Florenzi, un rimpallo sul tentativo di attaccante del Southampton, 19 minuti 35 secondi. Airapetian per Gazzariana, arriva Florenzi a riconquistare palla. Dentro per Abate, un'incertezza di Airapetian, il cross di Abate, la rimessa italiana. Si volta, cerca un compagno, non c'è nessuno, allora tiene palla, si decentra, lo insegue Yedigaryan, c'è il raddoppio di marcatura ad opera di Airapetian, che tocca per ultimo, rimessa italiana. Arriva anche Insigne, Insigne, c'è anche Florenzi al limite dell'area, Insigne, il cross per Florenzi, il colpo di testa e il pareggio dell'Italia con Alessandro Florenzi. Gli unici due rappresentanti delle due squadre che hanno costruito e finalizzato l'azione del pari, 1-1. Sono testimoni di due momenti positivi delle squadre. Con il gioco, non solo con l'eventuale gol o i gol. Abate per Montolivo, il colpo di testa di Airapetian, difende palla Makarchan, poi le finte, poi servito Yedigaryan, Makarchan, Airapetian, di nuovo verso Makarchan. Regia di Vincenzo Belli, le riprese no. Sono della squadra esterna 1 di Milano, no, non è successo nulla, infatti mali dei capelli per Aquilani e Montolivo. Letteralmente svenuto. Montolivo che poi lo serve Montolivo. In incontro Florenzi, un controllo impreciso però. Airapetian, subito la marcatura di Florenzi su di lui, errore del terzino armeno. Montolivo per Pirlo. E la panchina italiana, Mario Balotelli. Airapetian riesce a servire in qualche modo Gazzariana, ceduto alla squadra russa. Attenzione intanto Florenzi, Florenzi in aria, lì si libera di due avversari, poi cerca il cross, dalla parte opposta arriva Insigne, Insigne contro Vigna, sale anche Abate sulla destra, lo serve Montolivo, pronto a scattare Osvaldo, seguito da Arzumanian, Abate va via ad Airapetian, Abate ancora, Abate il cross, Arzumanian verso Airapetian, Gazzariana prova a girarsi a partire, lo ferma Abate, Armenia che guadagna comunque una rimessa. 1-1 al San Paolo, dove l'Italia non vince da 16 anni dal spareggio mondiale, dal playoff mondiale contro la Russia. Il gol di Gigi Kasi, Mkhitaryan. Indietro ad Arzumanian, Airapetian. Ancora Arzumanian. La parte opposta per Mkhitaryan, sono i due mediani. Ed effettivamente, più di una circostanza, salgono gli esterni Gazzariana e Ozbilic sulla linea di Mkhitaryan a disegnare un 4-2-3 laterale.
si accende ad intermittenza, però è sempre un bel vedere quando Mkhitaryan fa sfoggio di talento. Osvaldo è entrato nel club Lev Yashin Berezovsk, il club nel quale fanno parte i giocatori del campionato russo che mantengono imbattuta la propria porta per almeno 100 partite. Lui è stato il prossimo europeo, possa veramente puntare ad entrare nelle 24 finaliste. Ci sta. È una squadra abbastanza giovane, perché sono tutti praticamente sotto i 30 anni, eccezion fatta per il portiere, che poi è un ruolo a parte. Yedigaryan, Hayrapetyan si allarga a Gazarian, tiene palla Hayrapetyan, veramente centralmente verso Movsesyan, l'anticipo di Bonucci. Aquilani subito a cercare un incontro Mkhitaryan. Hayrapetyan, Mkhitaryan, l'ultimo tocco è di Florenzi, la rimessa è armena, ad eseguirla Hayrapetyan. Movsesyan dietro Mkhitaryan, Yedigaryan, ancora Mkhitaryan, Yedigaryan, Hayrapetyan con l'esterno del piede sinistro, sbaglia però Astori. Montolivo abbatte, si perde un attimo di troppo, abbatte il cross murato da Hayrapetyan e si poteva accelerare, velocizzare, poteva accelerare l'azione. Mosca lo voleva l'under 21 olandese, lui è cresciuto in Olanda ma ha scelto l'Armenia. Si scalda anche Candreva oltre a Balotelli e Thiago Motta. Yedigaryan verso Hayrapetyan, ancora Yedigaryan, naturalmente posizione Yedigaryan. Gli applausi che sentite sono per Mario Balotelli, sta per indossare la sua maglia numero 9. È un momento importante, anche perché insomma Balotelli ha un po' riempito la lunga vita. Se Insigne e Florenzi finiranno la partita, visto che saranno i primi a tornare poi in campo con i rispettivi club, se uscirà soltanto uno dei due o tutti e due. Intanto Osvaldo. Voleva il taglio da Aquilani sul primo palo, probabilmente. Però palla troppo lenta, troppo verso il portiere. E anche se solo Aquilani avesse provato ad andare a prenderlo. Però ci fa un regalo ai risultati della notte sudamericana. Osvaldo di testa, non controlla Montolivo. Hayrapetyan e poi Mkhitaryan. Una punta quando è costretta a correre, la palla ad Osvaldo è rimasta incollata ai piedi e sulla corsa, non è mai andata oltre il lecito per cui aveva la possibilità di calciare. Più opposta il controllo, poi ha provato a farsi largo Mkhitaryan in aria, niente da fare. Hayrapetyan prova ad andare via Gazarian, evita anche Yedigaryan, poi invita l'inserimento Abate, ci arriva Abate a un rimpallo favorevole, poi rimedia Arsumanyan. Quindi altro tentativo di Lorenzo Insigne. Insigne poi per Pirlo. Pirlo cross e il colpo di testa ad allontanare di Hayrapetyan. Dopo 7 da titolare per Candreva c'è un'apparizione a partita iniziata. Balotelli il velo, Insigne non trattiene Berezovsky, ancora Insigne, poi sbroglia in qualche modo la difesa armena con Mkhitaryan, mentre ci sarà un cambio anche nelle file armene, entrerà Ovhannisyan. Italia che guadagna una rimessa. Fuori Hayrapetyan, che ha cominciato a giocare in Germania, dove